venite con me nel mio mondo fatato per sognare. Non serve l'ombrello e il cappottino rosso, la cartella bella per venire con me. Basta un po' di fantasia e di bontà. In un paese lontano, tanto tempo fa, viveva un re che aveva 11 figli e una figlia che si chiamava Elisa. La regina era morta da tempo quando il re decise di risposarsi e, senza accorgersene, prese in moglie una pericolosa strega che, appena arrivata al castello, dimostrò di non gradire la presenza dei figliastri. In questo castello io sola comanderò, non voglio mocciosi in giro. Tu, Elisa, andrai ad abitare tutta sola in una casetta al limitare del bosco. Quanto a voi, miei 11 principini, vi tramuterò in 11 cigne. Vi lascerò solo la vostra coroncina. Comando, posso e voglio. Via, volate lontano, oltre i confini del regno. E così, dal castello che li aveva visti felici, gli 11 principini si alzarono in volo sotto le spoglie di 11 meravigliosi cigni selvatici. La regina si sentì pienamente soddisfatta. Il suo perfido piano era riuscito. Restava solo da tranquillizzare il vecchio marito. Infatti, di lì a poco, il re chiese notizie dei suoi figlioli. Moglie mia, dove si saranno cacciati tutti i miei figli? È molto che non li vedo. Non state a preoccuparvi, sire. I vostri 12 figli erano dei perdigiorno. Saranno partiti per chissà quale pazza impresa. Quanto a Elisa, ha detto che non voleva più vedervi. Possibile? Io che credevo fosse una ragazza tanto affezionata. Il povero re fu molto rattristato e mai immaginò che la sua figliola stesse vivendo sola sola, poco lontano di lì, in una piccola capanna ai margini del bosco. Appena Elisa ebbe compiuto i 15 anni, decise di partire alla ricerca dei fratelli, che mai aveva dimenticato. Attraversò tutto il bosco, estese vallate e altissime montagne. Un giorno incontrò sul proprio sentiero una vecchierella. Buona donna, avete visto per caso 11 principi a cavallo attraversare il vostro paese? No, bella fanciulla, ma ho visto 11 cigni selvatici con in testa delle corone d'oro giungere tutte le sere dal mare. Grazie, buona donna. Arrivederci. Elisa camminò fino al mare. Com'è bello. E come devono essere diventati forti i miei fratelli per attraversarlo tutto? Elisa sedette dietro un cespuglio in attesa. A sera, proprio in direzione del sole morente, vide a un tratto 11 cigni selvatici volare dritti verso di lei. Ognuno aveva sul capo una coroncina d'oro. Elisa ben conosceva quelle coroncine e capì che si trattava proprio dei suoi fratellini. Fratelli, fratelli miei, sono io, Elisa, la vostra sorellina. I cigni attorniarono Elisa schiamazzando. Anche loro l'avevano riconosciuta. Quando il sole calò, tingendo di rosso il mare, i cigni ripresero la loro forma di principini. Che prodigio è mai questo? Vogliamo sotto l'aspetto di cigni fino al calar del sole. Ma appena esso sparisce, ripigliamo forma umana. Vedi? Eccoci qua. Oh, che bello, sorellina. È molto bello. Da dove venite, fratellini? Sai, adesso abitiamo in un paese al di là del mare. Dobbiamo volare un giorno intero per arrivarci. A metà del viaggio, prima che tramonti il sole, ci posiamo su di uno scoglio fra le acque. Là passiamo la notte sotto forma umana. Poi al mattino riprendiamo il volo. E finalmente possiamo arrivare a casa. Portatemi con voi, vi prego. Oh, sì! No, è pericoloso. Ma è la nostra sorellina. Ma possiamo intrecciare una rete e portarla in volo. I fratelli, dopo molto discutere, alla fine acconsentirono e si misero di buona lena a intrecciare una rete con steli di giunco. Sul far dell'alba tutto era pronto. Sali, sorellina. Tra poco ci tramuteremo in cigni. Non aver paura, ti reggeremo forte. Non ho paura, fratellino. Ecco, spicchiamo il volo. Come siamo in alto. Viaggiare sul mare in una rete di favole. E non tremare, 11 cigni ti portano, portano. Il sole quassù tu puoi toccare con l'indice. Vedi laggiù delfini a frotte che nuotano.
sera i granchi scuri ti faranno paura. Sullo scoglio stretti stretti tutti i fratellini tremeranno. Ma al mattino il mare azzurro un amico sembrerà, e di cigni bianchi e belli il volo riprenderà. Fratellini miei, che bello volare! Ma che cosa c'è laggiù? Terra, castelli, città, boschi, prati, pagode, elefanti, muraglie. Ma questo è il regno di Fata Morgana. In effetti, per arrivare al paese degli undici cigni, si attraversava il regno della buona Fata Morgana. Alla fine, quando finalmente il viaggio si concluse, Elisa venne deposta davanti all'imboccatura di una caverna. Eccoci arrivati. Entra, sorellina, vedrai come abbiamo trasformato l'interno della nostra caverna. Abbiamo preparato una stanza tutta per te. È tappezzata di muschio e adorna di fiori. Sogni felici, Elisa. Grazie, fratellini. È molto bello qui. Adesso devi dormire. Il viaggio è stato lungo. Che i tuoi sogni siano felici. Buonanotte. Potessi sognare il modo di aiutarvi. Elisa si sdraiò e cadde in un sonno profondo. Improvvisamente le parve di essere trasportata attraverso meravigliosi giardini e poi si sentì sollevare in alto, molto lontano, fino a un magnifico castello. Dove sono? Di chi sarà questo meraviglioso castello? È il mio castello, Elisa. Ti ricordi di me? Tu sei la vecchina del sentiero. Come sei diventata bella. Io sono la Fata Morgana e come fata so che il tuo più grande desiderio è quello di liberare dall'incantesimo i tuoi fratellini. Ma dovrai soffrire molto per riuscirci. Farò tutto quello che vorrai. Bene. Ascolta allora. Affasci l'ortica tu devi pigliare e se ti punge non devi strillare. Dopo la intrecci, poi la lavori, poi la addolcisci col tuo dolor. Agli undici cigni tu devi gettare undici tuniche fatte così. Con quell'ortica stretta intrecciata undici tuniche fatte così. L'ortica brucia non devi strillare finché il lavoro finito sarà. Ricordati bene, dal momento in cui inizi il lavoro fino a che non sarà completamente finito, non una parola né un lamento devono sfuggirti. Pena, la morte per i tuoi fratelli. Elisa si svegliò di colpo. Si alzò lesta e uscì dalla caverna. Proprio lì accanto crescevano folte le ortiche. Ecco le ortiche. Comincerò subito il lavoro. Chissà che dolore coglierle e intrecciarle poi. Elisa lavorò tutto il giorno e a sera aveva le mani arrossate e piene di bolle. Ma continuò il suo lavoro, anche il giorno dopo, fino a che non sentì un rumore che si avvicinava sempre più. Era il giovane re di quelle terre che andava a caccia. Bella fanciulla, che cosa fai sola nel bosco? Perché non parli? E perché nascondi le mani? Ti vestirò di seta e di velluto e metterò una corona d'oro sulla tua testa. Il giovane sovrano si chinò, trasse Elisa sulla sua sella e la portò al galoppo fino al suo palazzo. Dame, voglio che rivestiate questa fanciulla con gli abiti più belli, perché un giorno sarà la vostra regina. Seguimi, fanciulla sconosciuta. Voglio mostrarti qualcosa che ti farà piacere. Ecco, apri questa porta. Spero di aver ben interpretato i tuoi desideri. Elisa spinse timidamente la porta e un sorriso di gioia le illuminò il volto. Ho fatto portare qui il mucchio di ortiche e quella strana tunica che avevi intrecciata nel bosco. Quando avrai nostalgia della tua caverna, in mezzo allo splendore che ti circonderà, sarai contenta di pensare qualche volta al passato. Elisa baciò la mano del re con riconoscenza. Ogni notte passava lunghe ore a tessere le tuniche di ortica e le sue mani erano sempre arrossate e doloranti. Aveva appena finito la settima tunica quando le venne a mancare l'ortica. L'unico posto in tutta la città dove potesse trovare quella pianta era il cimitero. Elisa si fece coraggio e una notte, avvolta in un mantello, attraverso le strade buie si diresse verso il camposanto.
Entrò dalla porticina e si mise a raccogliere in fretta le ortiche. Ma il consigliere del re la vide e corse ad avvertire il suo sovrano. L'ho vista con questi miei occhi, sire. Credo proprio che sia una strega. Una strega? Non è possibile, ti sarai sbagliato. La prossima volta che la fanciulla resterà senza ortiche, venite con me. Ci apposteremo vicino al cimitero e vedrete voi stesso. Il re da quel giorno divenne triste. Elisa mai avrebbe immaginato di essere proprio lei la causa di tutto. Ogni notte la fanciulla continuava a lavorare, gemendo per il dolore, finché non rimase che una tunica da tessere. Ma di nuovo era rimasta senza ortica e, radunando tutto il suo coraggio, decise di ritornare al cimitero a coglierne dell'altra. Il consigliere avvertì il re, che la vide con i suoi occhi chinarsi fra le tombe. Avevi ragione, è una strega. Domani la farò imprigionare. Elisa fu gettata in un'orribile prigione. Al posto del velluto e della seta, ebbe per cuscino le ortiche che aveva appena colto e per coperta le tuniche brucianti. Credevano di farla soffrire in questa maniera, non sapendo che non potevano farle dono più gradito. Elisa riprese il lavoro. Il carceriere la tormentava continuamente e una sera... Strega! Ti hanno condannata, eh? Domani andrai al rogo! Elisa scosse la testa piangendo. Se non avesse finito in tempo l'ultima tunica, i suoi fratellini sarebbero restati per tutta la vita sotto la forma di cigni. Questa sola era la sua preoccupazione, alla sua vita non pensava. Continuò quindi a lavorare sempre più in fretta. Non le rimaneva da finire che una manica. Ma già passi pesanti si avvicinavano alla porta. Sono venuto a prenderti, strega! Come? Nemmeno andando a morire vuoi smettere di lavorare? Va bene, porta pure con te le tue diavolerie! Elisa venne incatenata su una carretta trainata da uno scarno cavallo. Ma anche mentre la portavano a morire, continuava a tessere e la folla rumoreggiava intorno. Hai visto la strega? Bruciatela! Anche le sue tuniche d'ortica! Al fuoco, strega! Ma ecco che apparvero alti nel cielo 11 cigni. Guardate! 11 cigni bianchi si avvicinano alla carretta. Hanno in testa delle coroncine d'oro! Che vorrà dire? Ma... Elisa, come i cigni si posarono vicino a lei, svelta gettò loro addosso le tuniche. Subito i cigni si mutarono nei principini. Solo l'ultimo, quello che aveva ricevuto la tunica senza una manica, rimase con una bella e bianca ala di cigno al posto di un braccio. I principini cominciarono subito a dichiarare l'innocenza della sorella. Lasciate stare la nostra sorellina! Non è una strega! Prodigio! Zitti! Ecco il re! Fanciulla, io crederò alla tua innocenza solo se tu parlerai per proclamarla. E finalmente Elisa poté parlare. Sono innocente, mio signore. Ho dovuto tacere fino a questo momento, altrimenti i miei fratelli sarebbero morti. Ti credo. E davanti al mio popolo ti chiedo di sposarmi e di essere regina. Mio re, io accetto con tutto il cuore. Tutte le campane della città suonarono a festa. Gli 11 principini si strinsero attorno alla sorella e al giovane re. E mai corteo nuziale fu più gioioso di quello che riportò al palazzo i due giovani sposi. Finisce così, questa favola breve se ne va. Ma aspettate, e un'altra ne avrete. C'era una volta, il cantafiabe dirà, e un'altra favola comincerà.